Amici, buongiorno. Avete presente quei piccoli finanziamenti che a volte negozi utilizzano per vendere la loro merce, che possono essere di solito piccoli elettrodomestici, beni di consumo di ogni genere, tipo anche telefonia, no? Immaginate un finanziamento tipo di quelli a tasso zero, che sembrano davvero interessanti, in realtà lo sono. Si paga soltanto la spesa di istruttoria, che la troviamo nella prima rata, quella maggiorazione che appunto sono le spese di istruttoria della pratica, e poi il finanziamento effettivamente è a tasso zero. Noi acquistiamo un bene che ha un valore, ha un costo, anzi non un valore, un costo, tipo un iPhone 900 euro, in realtà restituiamo 900 euro in un tipo 6 mesi, 900 euro più le spese di istruttoria pratica. Allora io mi sono sempre chiesto, ma cosa ci guadagnano queste finanziarie nel proporre questi finanziamenti a tasso zero? Ho detto, poverini, pur di far circolare il denaro, questi danno denaro senza interesse. Purtroppo nella mia ignoranza ero arrivato a fare questo ragionamento. Beh, in realtà non sta proprio così. Ho scoperto che su 900 euro che loro ci finanziano, in realtà loro stanno mettendo 90 euro, un decimo. È sempre così, in tutti i finanziamenti. Loro stanno mettendo lì 90 euro, loro prendono dal loro fondo, dal fondo della banca o della finanziaria, prendono 90 euro, non un centesimo in più. Di questi 90 euro diventano 900, ma sulla carta diventano 900. Noi restituiremo 900, noi avremmo creato denaro per 900 euro, ma loro hanno messo solo 90 euro, quindi hanno guadagnato oltre 800 euro. Hanno comunque guadagnato oltre 800 euro. In più si sono anche fatti pagare le spese di istruttoria pratica. Viva le banche!